Violenta Mort, che doveva svilupparsi in questo modo. Poi lei ebbe l'idea di, siccome dice, ragazzi, ce ne abbiamo già parecchie che raccontano situazioni, soprattutto con questa ambientazione, no? Con questo arredo romantico, diamogli una smossa in qualche modo, ci mancano i pezzi svelti. Per cui partì questa idea di vedere se poteva funzionare con una cassa in quattro, quindi pa 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 pa, ti di di no, che cambia tutto. Non puoi dire mi hai lasciato la bicicletta davanti alla porta con questo che suona in questo modo, perché vuol dire che non ne ha portata via lei, l'hanno rubata la bicicletta. E quindi praticamente abbiamo fatto questo Dimmi sì, che è nata sull'onda di un cambio di rotta proprio, ecco, l'esempio pratico. Fatta in una certa maniera, pretendeva un certo testo, raccontata in un'altra, potevi permetterti anche di giocare, di fare dell'ironia, del comics o quello che in qualche maniera ne è venuto poi fuori da quella canzone, che potrebbe essere proprio uno degli esempi sui quali appunto potremmo pensare di lavorare oggi pomeriggio, quando vi faccio sentire più o meno su delle melodie, partendo sempre da quello che io tutte le volte che le sento sì, da sole, queste melodie che mi vengono proposte molto col dito sul pianoforte, ho fatto questa cosa, mi viene sempre da identificarle come il banale di Suez, perché sono talmente, tu dici, ma che è sta roba? Poi invece, una volta che le vesti, ti accorgi che diventano un pochino meno banali, fino a diventare talvolta anche belle, no? Per cui, nel nostro caso sarebbe il banal grande, perché siamo più in zona. Ed è una meraviglia anche perché scrive, perché mentre tu stai scrivendo ti accorgi che ti viene fuori una roba che non è tutta completamente tua, anche se la stai scrivendo e pensandoci, no? Ma diventa invece una conseguenza dell'emozione che ti arriva dalla musica, perché quella musica lì, arredata in quel certo modo, con quegli input romantici o divertenti o rocchettari, ti fa andare in una strada, e quella strada lì in effetti non è solo tua, è proprio il suggerimento che ti arriva dalla proposta musicale. Oggi pomeriggio poi andremo in qualche maniera a sviscerare questa cosa, perché ho preparato tre esempi sulla stessa melodia, arrangiati diversamente e quindi di conseguenza con dei concetti di testo diversi, che poi in qualche maniera saranno un po' la maniera per dirvi, e adesso è con voi, questa è la vostra melodia, che sfiga, fate come vi pare. Dai, musicista, sì, nell'anno.